Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi con gli occhiali, da oggi in poi probabilmente ne vedrete sempre più spesso con gli occhiali. Allora, sto costruendo un orologio. Questo orologio in legno su una tavola di abete riprodurrà la sagoma da tiro dinamico sportivo, la sagoma IPSC. La farò incidendola con la fresa, ovviamente ritaglierò la sagoma con questa forma. Siccome è uno sport che pratico io, mi piacerebbe avere questo orologio con questa sagoma riprodotta, quindi facciamo questa costruzione semplicissima, nulla di che, cioè da tagliare e fresare, però mi piace, la costruisco, non vi faccio vedere mai nulla, quindi oggi costruiremo questa. Iniziamo. Premesso che io manterrò solamente la parte ottagonale, anche se non è regolare, non è simmetrico, fisso nella parte che taglierò la carta, dopodiché potrò prendere le misure con questo bulino di dove sono le intersezioni delle linee. È un bulino a scatto, non è necessario far scattare la molla perché il legno è morbido, quindi lascerà la traccia tranquillamente, il segno. Su queste mi mantengo leggermente più esterno rispetto alla linea per evitare che poi col taglio si veda la rientranza. Su queste invece, dato che poi le freserò passandoci sopra, posso andare tranquillamente al centro. Quindi adesso ho preso il segno di tutte le giunzioni, le giunture delle linee dove vanno a intersecarsi. Posso togliere il foglio e avrò quindi i punti di riferimento. Mi mantengo sempre dalla parte interna. Perfetto, questa è la sagoma esterna. Adesso farò la sagoma interna, che come vedete non è simmetrica, è posizionata in modo con le linee non parallele, quindi dovrò per forza seguire il disegno che ho fatto, non potrò utilizzare parallelismi perché purtroppo non combaciano. E allora, queste linee dovranno andare perfettamente a cavallo dei fori fatti con il bulino. Allora, continuiamo. Va bene, questa è la sagoma che posso iniziare a fresare. Prima farò la fresatura, dopodiché inizierò i tagli, così ho più appoggio per poter gestire la fresa. Quindi scegliamo la fresa adatta, utilizzerò questa. Poi di queste frese vi lascerò il link in descrizione per poterle acquistare. Hanno il gambo da un quarto di pollice, quindi 6 mm e 3. Vi ricordo che tutte queste operazioni vanno fatte sempre con la spina staccata. Questa è una fresatrice molto economica, mi sa che ordinerò quella Katsu perché questa di qua sinceramente non mi ispira tantissimo. Fa il suo dovere, però non ha nulla a che vedere con quella, che pur avendo le stesse dimensioni e da quello che ho visto in alcune recensioni sicuramente è superiore a questa. Ok ragazzi, io inizio. Purtroppo la fresa della misura più piccola che ho è questa di qua, quindi il segno al centro non sarà della misura che in realtà vorrei io. Utilizzerò questa tavoletta di legno come guida. Allora, posiziono. Ok.
Ok, la forma base diciamo che è stata data, ora va levicata, dopodiché inizieremo il taglio. Anzi, prima facciamo il taglio, dopodiché facciamo la levigatura di questa fresatura. Una volta cambiata quindi la fresa nella fresatrice, arrotonderò gli angoli. Sono le 9:20, quindi regoliamo l'orario alle 9:20 e vediamo che effetto fa con le lancette non posizionate a mezzogiorno. E allora ragazzi, io ho finito. Questo è l'orologino fresato e ritagliato da un pezzo di abete che dovrebbe richiamare la sagoma IPSC U-Target, quindi da tiro dinamico sportivo. Col pirografo non sono bravo, e questo si vede, non sono bravo neanche con la sega a nastro e neanche con la fresa, però purtroppo la fresa, che è di qualità non eccelsa, purtroppo se non ha questo pezzo di camera d'aria non mantiene ferma la plastica, purtroppo si sposta e non sono riuscito a essere molto preciso. Infatti comprerò la fresatrice della Katsu perché è superiore, o direttamente quella della Makita, poi deciderò, pur avendo quella della Parkside, della Black & Decker, ma sono grandi per fare questo tipo di lavoro, sicuramente queste piccole così con una mano vanno molto meglio. Allora, io sono soddisfatto, è un orologino nulla di che desideravo da tempo. Oggi ho avuto questo quarto d'ora libero, 20 minuti circa, e quindi l'ho realizzato. Spero vi piaccia, siate clementi nei commenti, mi rendo conto che ci sono dei piccoli difetti, però ho fatto tutto davvero di fretta per il piacere di realizzare qualcosa e riprenderlo, perché ogni volta che realizzo qualcosa non lo riprendo e quindi non vedete mai nulla di ciò che costruisco. Questo è uno dei piccoli oggettini che ogni tanto realizzo. Va bene, detto questo vi saluto, spero vi piaccia, vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, ad iscrivervi al mio canale, a attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo poi per i prossimi video che riguarderanno sicuramente realizzazione di qualcosa o recensioni dei vari prodotti. Ciao da Riccardo. Nulla di che, un semplice orologino con la sagoma, la forma della sagoma ovviamente in miniatura per i PS. I